Il nome scelto è Irini, Irene, cioè pace in greco, e proprio per riportare la pace in Libia è stata decisa e pianificata in brevissimo tempo dall'Unione Europea. Obiettivo? Far rispettare l'embargo di armi verso il paese africano previsto dalle risoluzioni ONU e così arrivare al più presto a un cessate il fuoco duraturo, presupposto indispensabile per sperare in un accordo politico e finalmente in una soluzione della crisi. Con i primi due mezzi messi in campo da Francia e Lussemburgo, un'unità navale e un aereo da pattugliamento, le attività in mare sono partite il 4 maggio. A breve saranno affiancati da altre due navi di Grecia e Italia, un team maltese per l'abbordaggio di mercantili e altri due aerei di Germania e Polonia con sommergibili e droni pronti a supporto. Uno spiegamento di forze notevole dunque, che vede impegnati tutti i paesi UE anche con i loro uomini e che servirà per lustrare Mediterraneo e cieli che lo sovrastano, contrastando peraltro anche il traffico di petrolio e quello di uomini. Al comando in mare si alterneranno ogni 6 mesi Grecia e Italia sotto la direzione dell'ammiraglio Fabio Agostini e con una particolare attenzione all'emergenza coronavirus, precise linee guida diramate agli stati per ridurre il rischio di contagio. Manuela Aiati, Sky TG24.